Gentilissimi ascoltatori, buonasera e benvenuti alla prima puntata, al primo appuntamento di questo nuovo podcast, che io e Salvatore Belzaino abbiamo deciso di intitolare Caffè Letterario. Un format un po' particolare è stato creato appositamente per le occasioni speciali. Intanto tra pochi secondi mi sta per raggiungere Salvatore Belzano in Arte e Poesia Italia. Ciao Salvatore. Buonasera Francesco, buonasera a voi tutti. Sì, Buonasera. Come va? Tutto bene, Salvatore? tutto bene alla grande. Bene. Stavo dicendo ai nostri ascoltatori che stamattina abbiamo pensato di fare questa piccola sorpresina ai nostri follower e dunque abbiamo pensato di creare questo format per le occasioni speciali e lo abbiamo intitolato Caffè Letterario. Ringraziamo ovviamente tutti coloro che hanno votato nel sondaggio che abbiamo lanciato prima di pranzo. Abbiamo ottenuto circa 100 voti e tra le varie opzioni hanno vinto Leopardi e Pavese. Ci dovrebbe raggiungere anche Filomena? Sì, Hai notizie? Filomena Scusa. Gagliardi. Sì, tu la vedi online? Al momento no, Va bene, vedo, allora nel no, non la frattempo vedo. andiamo avanti. Nel frattempo andiamo avanti. Filomena, qualora tu riuscissi ad entrare oppure se tu ci stai ascoltando, ovviamente puoi richiedere di partecipare con l'icona in basso, eventualmente scrivi in chat. Allora, ovviamente, prima di iniziare a parlare di Leopardi e Pavese, volevo per prima cosa ricordare Pau Donés, il frontman del gruppo spagnolo, il gruppo musicale Jarabe de Palo, Sì. famosissimi in Italia per la collaborazione con Jovanotti, con i Modà. Penso che molti li conoscano in Italia per la canzone Dipende, che fu un tormentone in un'estate dei primi anni 2000, se non fine, no, fine ultimo decennio, lo scorso secolo, scusate. E se n'è andato per il cancro ed era veramente un grandissimo artista, e quando avvengono queste morti così precoci, ovviamente a noi può soltanto creare dispiacere, no, Salvatore? Sì, è stata una notizia bruttissima leggere una notizia del genere. Ancora una volta il cancro mete un'ennesima vittima, quindi oggi leggevo un po' di sconforto anche tra persone nella community che soffrono di questo problema. Di E tumori. sì, è stato straziante perché comunque un artista come lui regalava bellezza, quindi c'è stata una frase che ho letto di lui che diceva: caro tumore, non devi adattarti al mio stile di vita, non io al tuo, quindi non avrai vita facile. Quindi si può capire quanta energia avesse dentro un personaggio del No, ma genere. c'è da dire che ha utilizzato, insomma, il suo essere personaggio anche per mandare messaggi di speranza a tutti coloro che giustamente si trovano nella sua situazione, e diciamo che è stato veramente un grande portavoce, ed è giusto che personaggi del genere utilizzino notorietà per lanciare messaggi di speranza, messaggi Certo. positivi per tutti coloro che giustamente combattono quotidianamente contro la morte. Ma è giusto così, e quindi vogliamo ricordarlo perché è stato un grande artista, un grande cantante. Tra l'altro era lui che scriveva i testi per quanto riguarda il gruppo, quindi era un grande artista in tutto. E Giusto prima ricordarlo, giusto ricordarlo. è giusto ricordarlo. Il titolo di questa live è Confronto tra Leopardi e Pavese, ma se avete visto, ho detto che avremmo menzionato brevemente i finalisti del Premio Strega 2020. Giusto così abbiamo saputo nel tardo pomeriggio
i sei finalisti, incredibile. Invece di cinque, questa volta sono sei. Ed è la prima volta che accade una cosa del genere. Forse nel 99 si era verificata una situazione simile, ma adesso lo spiegherò brevemente e poi ovviamente passiamo al confronto tra due grandissimi autori, due grandissimi poeti italiani che hanno veramente lasciato un'impronta importante nella letteratura mondiale. Allora, dicevo che nel tardo pomeriggio sono stati scelti i finalisti del Premio Strega 2020. In ordine di voti, ora non mi metterò a parlare, a commentare per ogni voto, perché giustamente avete scelto voi che io e Salvatore avremmo parlato di Leopardi e Pavese, quindi è giusto dare peso alla vostra scelta. Quindi io menzionerò brevemente soltanto autore e titolo. Soltanto questo. Ovviamente, se voi aveste scelto l'opzione del premio Strega come tematica principale di questa sera, allora io e Salvatore avremmo preparato una bella scaletta, avremmo parlato dei vari titoli che sono ancora in gara. Allora, intanto la finalissima sarà il prossimo 2 luglio al Museo Etrusco di Villa Giulia a Roma. Dico brevemente titoli e autore. Allora, in finale sono arrivati Il Colibrì di Sandro Veronesi, pubblicato per la Bravissimo. Rai Teseo. Beh, sì, molti ne parlano come. Ah, intanto c'è Filomena che vuole richiedere di. Ecco che tra poco ci raggiunge Filomena. Pochissimi secondi e ci sarà anche Filomena. Pochissimi secondi. Ciao Filomena. Buonasera, ti sento. Tu ci senti? Grazie. Sì, bene, mi sento bene. Ok, quindi esordio per Filomena Gagliardi, credo, in un podcast Buonasera letterario Filomena. su Twitter. Ciao, Santo, ciao. Salvatore. Salvatore, scusami. Non ti preoccupare, tranquilla. Esordio di Filomena, giusto? È la prima volta che Sì. partecipi ad un podcast letterario? Sì. Va bene, dai, come Sì. ti senti? Ti senti carica? Sì, dai, abbastanza. È una grandissima Grazie. poetessa Filomena e considerando che stasera parleremo di due meravigliosi autori della letteratura italiana e mondiale, ci sembrava giusto che ci fosse anche un terzo parere. Sui vari dibattiti di cui discuteremo stasera. Allora, Filomena, prima che tu entrassi come ospite in trasmissione, stavo elencando i sei libri finalisti del Premio Strega 2020. Allora, abbiamo Il Colibrì di Sandro Veronesi, che come stava dicendo Salvatore, è stato da sempre, da quando è stato pubblicato in tutte le recensioni, no nominato come forse il romanzo più bello dell'anno, pubblicato con La nave di Teseo. Poi abbiamo La misura del tempo di Gianrico Carofiglio, pubblicato con l'Einaudi, Ragazzo italiano di Gian Arturo Ferrari, pubblicato con Feltrinelli. Almarina di Valeria Parrella, pubblicato anche questo con l'Einaudi, l'unica donna. Poi abbiamo Daniele Mencarelli con Tutto chiede salvezza, Mondadori. Poiché il regolamento del premio Strega prevede che all'interno dei cinque ci debba essere un romanzo pubblicato, un libro pubblicato anche con una piccola media casa editrice, hanno optato, invece di togliere uno di questi cinque, hanno optato di ripescare il primo dei libri di una delle piccole case editrici, piccole e medie case editrici. E dunque è stato pescato Febbre di Jonathan Bazzi, pubblicato con Fandango Libri, che sarebbe risultato settimo dietro Marta Barone e il suo romanzo Città sommersa. Poiché Città sommersa è stato pubblicato con una delle grandi case editrici, giustamente non poteva entrare a far parte dei cinque finalisti. Questa è la prima volta che troviamo una sestina del tutto inedita, però la prima volta si era verificato nel 99
si è verificata una situazione molto simile perché avvenne un ex aequo. Ok, chiudiamo l'argomento premio strega, era giusto comunque aprire una piccola parentesi considerando che oggi sono stati nominati 5 finalisti e adesso, gentilissimi ascoltatori, possiamo dedicarci io e Salvatore Filomena ad un confronto totale su due figure veramente importanti del panorama letterario nazionale e mondiale. Allora, inizierei a parlare dell'autore che viene prima in ordine cronologico, perché Leopardi ha vissuto nella prima metà dell'Ottocento, e chiedo a Salvatore, considerando che tu sei un poeta sensibilissimo, secondo te Giacomo Leopardi ha presentato nel corso della sua vita delle tematiche che potranno effettivamente dimostrarsi e presentarsi immortali? Ma certamente. Innanzitutto, prima di iniziare, voglio salutare Filomena Gagliardi, perché Filomena l'ho vista scrivere diverse volte versi online, quindi è una veterana. Ha scritto anche una raccolta, se non erro, con Aletti, giusto? Sì, poi tempo fa. Un po' di tempo fa ho letto alcuni versi suoi e gli volevo fare complimenti per la profondità e per la capacità di innescare bellezza nei suoi versi. Quindi mi volevo innanzitutto complimentare con lei. Allora, Leopardi, innanzitutto parliamo di mostri sacri. È stato nominato un antiromantico, un materialista, ed è un pilastro della poesia nostrana, del nostro panorama domestico. Bisogna innanzitutto capire che lui è stato un prodigio infante, già dai primi anni si esibiva comunque era già a La contatto con un biblioteca di Mestre. panorama, sì, era già a contatto comunque con il panorama letterario nella tenera età. Penso che tu questo lo saprai perché sei un suo amante. Non voglio usare la parola fan perché mi è stato detto più volte che la poesia cerca amanti e non fan. Quindi lui Certo. era un. Sì, e da piccolo lui imparò da autodidatta il latino, il greco, l'ebraico. Incredibile. Pensiamo noi adesso la difficoltà che molte persone hanno solo ad approcciarsi, ad esempio, alla lingua inglese. Un genio letterario come lui, che riesce da autodidatta ad imparare il latino, il greco, l'ebraico, è una cosa incredibile. C'è tantissimo da dire su di lui. Innanzitutto, come tutti i poeti e come tutti i grandi scrittori, la loro vita è sempre caratterizzata da uno stato depressivo e da drammi esistenziali, più che altro, un po' anche come Pavese. Più volte ha tentato di scappare di casa. E viveva un po' un rapporto conflittuale Conflitto. con la sua famiglia. Ha vissuto un'adolescenza molto difficile, problematica, un po' come tutti i geni che si distaccano da quello che è il loro contesto attuale. Una cosa che mi piace dire, tu ci sei stato a Recanati, Francesco, io Sì, da quando bambino. ero piccolo, quando ho Sì, fatto la gita scolastica e siamo andati pure nelle Marche e abbiamo visto la casa di Leopardi. Quindi ci sono un piacevole ci sono ricordo, anche se
avevo 12-13 anni, però me lo ricordo come se fosse oggi, perché comunque, vabbè, i miei compagni naturalmente prendevano tutto per gioco, io già avevo in testa l'idea di diventare scrittore e comunque già scrivevo le prime poesie adolescenziali, avevo già alle spalle un paio di poesie, qualche poesia puerile, quindi già mi stavo affacciando al mondo con occhi diversi anche rispetto ai miei coetanei e mi ricordo che quando visitai la casa di Leopardi rimasi veramente strabiliato, la biblioteca, tutto il contesto che sicuramente nell'Ottocento quel contesto poteva ancora più poteva sembrare ancora più immersivo, cioè pensandoci bene, Recanati, le Marche a Sì. quell'epoca appartenevano allo Stato Pontificio, quindi Sì. c'era anche una sorta di che dire, di tradizione da seguire, una pace religiosa. Se già l'abbiamo trovato io e i miei compagni nei primi anni 2000, figuriamoci quando viveva Leopardi 2 secoli fa. Sì, io la cosa che ricordo con molta, cioè un particolare, al di là che ho visitato comunque il colle dove lui recitava all'infinito ed è stato suggestivo visitare proprio quella zona, e la terrazza dove lui aveva cominciato a scrivere le prime poesie, ed è un panorama davvero suggestivo, non so se tu la ricordi. Ricordo che in quel periodo parteciparono con noi in gita, c'era un gruppo di danesi, ma rimasero a bocca aperta, e lì mi resi davvero conto della bellezza che abbiamo qui in Italia, al di là di quella che può essere. E se non erro, prima di scrivergli, allora, no, era la sera del dì di festa alla Luna. E lui la scrisse proprio guardando in alto nel cielo dalla sua terrazza, che era un panorama stupendo, eccezionale. E più che altro ciò che lo accomuna. Allora, il confronto con Pavese, se dovrei. Quello che trovo in comune tra di loro è il rapporto conflittuale che vivevano con le donne. Se tu noti, Leopardi ha sempre avuto questo, diciamo così, questo conflitto con le donne, quando parlava delle donne romane, del modo in cui erano vanitose, stupide, e Pavese, sfortunatamente, con tutte le donne che lui cercava di avvicinarsi, riusciva comunque sempre a mettersi in storie complicate con donne che lo tradivano. C'erano anche donne alla quale lui dedicava delle poesie bellissime, come ad esempio Estate. E nonostante veniva tradito, lui Pavese gli dedicava delle poesie eccezionali. Diceva: tu sei la donna che non deve assomigliare a nessuno, nonostante comunque subiva tradimenti e lui ne era a conoscenza. Non so se questo particolare, se non erro, era Tina Pizzardo. Sì. E ho trovato questo passaggio in comune tra lui e Leopardi. Ok, prima di passare la Tra. parola a Filomena e ovviamente appena tu concludi, Salvatore, io ovviamente vorrei dire qualcosina di particolare appunto sul rapporto tra Giacomo e le donne, qualcosa che sicuramente i vari ascoltatori non possono immaginare. Quindi concludi tranquillamente, Salvatore, e poi dico questa piccola chicca, questa piccola curiosità, e poi ovviamente si passa a Filomena. Lui diceva proprio appunto questo: al passeggio in chiesa, andando per le strade, non trovate una befana che vi guardi. A proposito delle donne romane. Quindi, per far capire un po' il rapporto conflittuale, che poi riscappò da Recanati proprio perché diceva che le donne di Recanati erano frivole,
per poi andare a Roma e restare comunque deluso, a suo modo di dire, ovviamente, dalla stupidità e dalla vanità delle donne romane. Ma questo più che altro fa parte di un lato molto sensibile di un poeta come Leopardi, lo sappiamo, i poeti sono sensibilissimi, vedono al di là di quello che altre persone riescono a vedere e riescono soprattutto a sentire a livello sensoriale. Quindi era più che altro un problema con la sua sensibilità. E tu potrai capire sicuramente alcune meccaniche, come si innescano nei rapporti con le persone. E quindi da lì poi nasce tutto. Vabbè, però non voglio rubarti tutta la scena perché poi passerei al pessimismo cosmico che voglio farlo commentare a te, Francesco. Va bene. No, vabbè, a proposito di pessimismo, ovviamente la domanda era pronta per Filomena. Prima di passare a Filomena, volevo un po' concludere questo discorso particolare del conflitto che nasceva in maniera abbastanza naturale tra Leopardi e tutto il mondo circostante. In questo caso tu hai parlato anche delle donne. Io, Leopardi, come ho studiato Leopardi, Baudelaire e Montale, non, credo di non aver, e forse Ungaretti, credo di non aver studiato nessun altro autore, perché comunque per la tesi della mia seconda laurea magistrale, mi sono laureata a marzo, ho preparato una tesi sulla malinconia. Quindi per questi tre autori, Leopardi, Baudelaire e Montale, li ho studiati, li ho analizzati attraverso almeno una decina per ciascuno di biografie. In più, ho cercato di recuperare veramente tanti libri, cioè ho utilizzato ben 50 libri per scrivere questa tesi, e un capitolo per ognuno mi sono venute veramente tante belle pagine. E a proposito di Leopardi, del suo rapporto conflittuale, allora, ovviamente cercherò di essere breve e conciso, e cercherò insomma di dare quella piccola chicca che avevo promesso qualche minuto fa. Allora, innanzitutto Leopardi viveva un disagio esistenziale, innanzitutto a causa della sua malattia, era stanco, sempre depresso, viveva il tutto in maniera veramente deprimente, in maniera malinconica. Allora, verso i 19-20, lo zio materno propose al padre, che comunque era conte, ricordiamolo, e alla madre, il cui amore, l'amore della madre non ha mai raggiunto il figlio, ma perché non c'era questo amore, era una madre molto molto fredda in qualsiasi tipologia di rapporto. Però nonostante questo, Giacomo vedeva in loro delle figure sacre. E quindi un bel giorno lo zio decise di portare Giacomo con sé a Roma, nella speranza che lui potesse un po' riprendersi da questa sua situazione malinconica, ma allo stesso tempo è un problema sia fisico che mentale. E lontano dal nido di casa, Leopardi visse una delle sue esperienze peggiori, perché rimase totalmente deluso dall'ambiente romano, rimase deluso dalle feste, da qualsiasi contesto che effettivamente si trovava lontano anche dalla sua linea di pensiero, dal suo modo di vivere, dal suo Puntava il modo di dito contro la vedere. mondanità. La mondanità gli Esatto, dava molto. esatto. Esatto, puntava il dito contro la mondanità, puntava il dito anche stesso, puntava anche il dito verso anche le varie feste popolari. Ricordiamoci il passero solitario, cioè ricordiamoci alcuni canti in cui effettivamente lui, oltre a dare un suo pensiero sulla vita, ma dà anche un pensiero sulle tradizioni, sulle feste, sul suo modo di vivere tutto ciò. Per quanto riguarda il suo rapporto con le donne, secondo alcuni biografi, alcuni studiosi, in Leopardi c'era un'omosessualità latente. Tant'è che, eccola qui la chicca, forse in lui c'era un'omosessualità latente,
Tant'è che con lui ebbe dei rapporti di profonda amicizia con il Giordani, con il quale ebbe un profondo rapporto epistolare quando era giovane. E sul finire della sua vita, ricordiamo che comunque Leopardi morì molto giovane, anche se si trattava dell'Ottocento, cioè lui nacque nel 1798, morì a fine giugno, cioè na nacque a fine giugno 1798, morì a metà giugno del 1837, quindi già morì a 39 anni, che per l'epoca comunque era anche bassa come media. Non dico che siamo con una media, con l'età della media di adesso, dagli 90 in poi, però morire a 39 anni effettivamente era poco più che raro, insomma. E lui ebbe un rapporto d'amicizia con Ranieri, e questo Antonio Ranieri. Intanto è stato fondamentale Ranieri, meno male che ebbe questo rapporto d'amicizia, perché è grazie a lui che abbiamo gli ultimi scritti di Leopardi, li ha raccolti con calma, li ha conservati, poi li ha donati alla famiglia. Fortunatamente Giacomo Leopardi ha trovato in questo Antonio Ranieri un grande amico, perché poteva anche sfruttarli, poteva utilizzarli, poteva conservarli, poteva venderli, poteva fare qualsiasi cosa, invece no, li ha donati tranquillamente alla famiglia. E dicevo che ebbe un grande rapporto d'amicizia con Ranieri, il quale viene ricordato tutt'oggi dagli studiosi dei vari biografi come un ragazzo che alternava compagnie maschili e femminili. Quindi, insomma, questa è la piccola chicca. E non so quanto possa interessare agli ascoltatori, però giustamente appena tu hai parlato di rapporto con le donne mi è venuto subito in mente questo. Ora cambiamo totalmente argomento, parlando in ogni caso sempre di Leopardi, e chiedo a Filomena quanto il pessimismo di Leopardi è stato fondamentale per le sue opere, nel senso. Il pessimismo di Leopardi ci ha permesso, o ha permesso soprattutto a tutti gli studiosi, a tutti i letterati che sono venuti molto di noi, anche nei primi anni del Novecento, per rivalutare questo grandissimo autore. Perché grazie al pessimismo di Leopardi abbiamo una vera e propria corrente filosofica. E grazie al pessimismo, alle varie fasi del pessimismo leopardiano, se adesso, almeno secondo il mio parere e secondo il parere di molti studiosi, possiamo ammirare un autore che ha dato veramente tanto, seppur abbia vissuto per neanche 40 anni. Dici tutto, dici il tuo pensiero, Filomena. Innanzitutto io gioco in casa perché vivo nelle Marche e quindi Recanati la conosco, è anche un centro di studi leopardiano e io ho studiato anche a Macerata, quindi lì ho studiato abbastanza bene l'autore e poi recentemente hanno inaugurato nuovi spazi da parti e gli appartamenti che il padre aveva ricavato all'interno della casa per farci vivere Leopardi e i suoi fratelli in modo indipendente. Questo anche perché proprio qualche giorno fa Recanati hanno fatto sentire i finalisti di Musicultura, che è un altro grande evento di musica e cantautorato che si tiene nelle Marche ogni anno, ecco, giusto per riguardare il contesto, ecco. E poi sì, il pessimismo chiaramente è fondamentale perché, come tu dicevi all'inizio, spesso Leopardi è stato visto un po' come sì, il poeta appunto del scienzismo, materialismo, però diciamo che in realtà il pessimismo cioè è la molla che muove la poesia di Leopardi perché spesso si mettono a confronto Leopardi e Schopenhauer, no? Perché in entrambi c'è Esatto. Volevo proprio, scusami se ti interrompo, volevo proprio che tu toccassi questa corda. Io ci tengo veramente tanto
al fatto che Giacomo Leopardi non venga ricordato soltanto come un grande poeta, ma è giusto che lui venga considerato anche come un grande filosofo dell'Ottocento. E quindi è giusto che venga associato a giganti della filosofia europea dell'Ottocento come Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche e ovviamente più tardi anche Kafka. Cioè, e le riflessioni filosofiche di Leopardi sono state rivalutate tantissimo a partire dal Novecento, soprattutto negli anni 30, negli anni 40, anche mettendoli in relazione al suo pensiero esistenzialista e analizzando attentamente i contenuti filosofici delle opere. Anche non soltanto i canti, non soltanto lo Zibaldone, ma io parlo anche delle operette morali, cioè c'è veramente tanta filosofia in Giacomo Leopardi. Era un genio e purtroppo tutt'oggi ci sono anche dei docenti, degli insegnanti. Mi spiace dirlo perché io comunque sono un docente. Mi spiace dirlo. Filomena, lo sei anche tu? Mi pare sia anche tu professoressa. Credo che tu sia d'accordo con me su questo dispiacere. Ci sono alcuni colleghi che reputano Leopardi come il poeta sfigato, gobbo, con problemi alla vista, problemi alla schiena. Quella è semplicemente la caricatura di Leopardi. In Leopardi c'è un mondo nascosto che piano piano sta uscendo fuori. Ma è anche giusto considerare questo, perché lui ci ha lasciato in eredità qualcosa di veramente importante. Scusami per questa parentesi, Filomena, puoi No, ripartire. l'unica differenza è che cioè Leopardi vive in un contesto tutto suo, quindi arriva a certe conclusioni anche indipendentemente dalla conoscenza dei tedeschi, anche perché la questione del romanticismo è vero, perché Leopardi è un classicista, quindi la sua filosofia si richiama a quella antica e alla consapevolezza che il concetto di un po' come era successo nella filosofia di Schiller, no? Che non era possibile nell'età moderna ripristinare quel mondo di piena adesione al mondo classico che era stato appunto tipico del periodo antico. Quindi qui c'è il rimpianto per quest'epoca che non è possibile ripristinare. Però e da qui nasce la poesia sentimentale, no? E quindi la poesia romantica. Però Leopardi non apprezza la poesia romantica, ma vorrebbe richiamarsi al mondo classico, che però sa essere impossibile da ripristinare, e da qui anche l'elemento della sua filosofia come essenzista e quindi anche come pessimista, perché tutte le filosofie essenzistiche sono anche, diciamo, ancorate alla consapevolezza che tutto finisce, e infatti Leopardi non approda ad una dimensione superiore perché c'è questo materialismo. Però il confronto con Schopenhauer sta nel fatto che, questo lo dice anche Francesco De Sanctis, che in realtà mentre Schopenhauer risulta più pessimista di Leopardi, nel senso che Schopenhauer vuole abolire, eliminare la volontà di vivere, no? Anche se questa poi rinasce. Invece Leopardi, no, Leopardi non, cioè proprio dalla volontà di vivere, ma dalla impossibilità di attuare il suo desiderio, che nasce la sofferenza. Cioè, infatti lui diceva a De Sanctis, in questo punto che aveva scritto, che leggendo Leopardi si sente proprio la vita che palpita, no? E quindi in un certo senso i versi di Leopardi hanno una filosofia che supera in un certo senso quella di Schopenhauer, perché Schopenhauer è più un nichilista rispetto a Leopardi, ecco, anche se questo non significa che poi Leopardi non abbia delle visioni radicali, però ecco, anche si diceva che dei due il più nichilista è Schopenhauer, non certo Leopardi. Però sì, certo. Perché, questo perché? Perché Leopardi parte dalle sue anche dai suoi limiti psicologici,
fisici, che avevi nominato anche prima, ma poi da questi è in grado di passare oltre, cioè è limite, il suo, le sue, i suoi limiti fisici ti permettono, un po' come il limite della siepe nell'infinito, di andare oltre. E questo è il tema anche dell'immaginazione, che è un tema di ascendenza luminista e anche, diciamo, dal mondo antico, ecco, l'immaginazione, no? Anche Lessing aveva parlato della poesia come immaginazione. Sì, no, hai concluso? Sì, fatto. Ok. No, volevo aggiungere a questo piacevole e bellissimo pensiero di Filomena sul pensiero sul pessimismo di Leopardi, che innanzitutto volevo aggiungere una cosa. Lui sì, si riteneva un classicista, ma era un romantico inconsapevole, non affrontava delle tematiche che appartenevano totalmente alla corrente letteraria del romanticismo. Quindi lui approdò in maniera anche inconsapevole a questa corrente letteraria. In ogni caso, la cosa particolarissima di Leopardi è che, innanzitutto, erano tre i fattori che determinavano questo suo pessimismo, che hanno anche condizionato nel passare degli anni questa sua vocazione, se così la possiamo definire, al pessimismo. Uno, quello che ho detto prima, i genitori, che e soprattutto la madre, degnava di attenzioni, non lo degnava di una carezza, di un bacio, di un abbraccio, e quindi lui soffrò tanto di questo, e per moltissimi anni considerava, nonostante questo, i genitori due figure sacrali, intoccabili. Infatti lui ebbe numerose conversioni, Sì. non parlo di conversioni religiose, ma parlo proprio di conversioni letterarie, e una di queste è sfociata soprattutto quando decide di allontanarsi totalmente dalla linea del pensiero del padre, perché fino a quando lui aveva 18, 19, 20 anni, il padre per lui era la figura di riferimento fondamentale, la sua ancora di salvezza, il suo unico punto di riferimento che poteva effettivamente garantirgli una vita, non dico agiata, perché comunque lui aveva dei problemi familiari, e cioè aveva dei problemi di salute, e se non agiata dal punto di vista della salute, dal punto di vista economico assolutamente, visto che lui era un conte. Quindi il primo problema, quello della famiglia, dei genitori soprattutto. Il secondo motivo, quello della sua situazione della salute, e anche a causa del padre e della madre, se lui si è trovato in quella situazione, in quella situazione fisica, perché la madre stava attenta a non spendere troppi soldi, e quindi dovevano studiare con lui e suo fratello, dovevano studiare al lume di candela la sera. Poi lui comunque era un accanito lettore, come aveva detto. Abbiamo perso Filomena. Vediamo se riesco ad inserirla nuovamente. Tra poco ci raggiunge nuovamente Filomena. Nel frattempo continuo a parlare di Leopardi. Come Francesco, aveva detto, dimmi. possiamo ripetere solo brevemente i passi del pessimismo cosmico Certo, sì, adesso ti passo la leopardiano? parola. Completo questo discorso e poi ti passo la parola. Sto facendo questo breve discorso per poi aggiungerti la parola del pessimismo, in modo tale che tu poi possa completare il discorso Certo. leopardiano e possiamo passare a Pavese. Allora, sto dicendo Certo. che giustamente la madre stava attenta a qualsiasi soldo che uscisse da quella casa, nonostante si trattasse di una famiglia nobiliare. Li faceva studiare con il lumicino. Giacomo era un accanito lettore, un accanito studioso, filologo, e quindi studiava all'impazzata. Questo studio disperatissimo, come lo chiamava lui, è stato anche una delle cause delle sue problematiche alla schiena, delle sue problematiche alla vista. E poi il terzo fattore che ha determinato
questo suo grande pessimismo era ovviamente il luogo in cui si trovava. Era un luogo che lui amava e allo stesso tempo odiava. Recanati era allo stesso tempo il nido, ma anche la prigione, il carcere in cui lui era costretto a vivere per il resto della sua vita. Ovviamente lui tentò varie fughe, come ben sappiamo, andò a Roma, poi con Sì. lo zio, Firenze, morì a Napoli, tra l'altro, quando decise di tagliare un po' il cordone ombelicale, se così lo possiamo definire, questo gesto, anche se non si... Non si defilerà mai dalla famiglia, dai genitori. E quindi niente, questi sono i fattori determinanti. Questi tre hanno completamente causato questo pensiero totalmente malinconico e che si è trasformato poi in un pensiero filosofico dedito totalmente al pessimismo, e c'è da dire appunto, così mi collego intanto proprio ora che stavo facendo il collegamento con Salvatore è caduto, ma tra poco lo recuperiamo, pochissimi secondi e ritorna Salvatore, così adesso passo la parola a Salvatore. Stavo dicendo che è proprio grazie a questi fattori che la malinconia ha fatto sfociare in Leopardi un pensiero pessimismo veramente profondo, e da questa profondità di pensiero abbiamo ritrovato tantissime riflessioni sull'esistenza e sulla condizione umana. Detto questo, passo la parola a Salvatore in modo tale che possa completare il discorso leopardiano parlando appunto delle varie fasi del pessimismo. A te la parola, Salvatore. Sì, è bene chiarire comunque sulle basi, su cosa soffiava il suo pensiero, no? L'iter che tracciava il pensiero del pessimismo cosmico. Cioè, bisogna capire che Leopardi, per questo mi riallaccio a quello che diceva prima Filomena, era un classista. Lui era convinto che l'uomo era esistente solo come corpo ed era frutto del caso e la terra l'uomo in sé era un ospite ingrato per la terra e come ogni essere vivente l'uomo è condannato dalla natura stessa a soffrire, cioè già da qui capiamo, ma tutto questo pensiero pessimista così forte traevano comunque delle forti radici dai suoi problemi di salute. Questo è essenziale, soprattutto per chi ha sofferto problemi di salute, un po' io che comunque in passato ho avuto alcuni problemi. Quando ho letto questo, è vero sì che è un pensiero molto pessimista, perché a una persona che non ha mai avuto dei problemi così forti può sembrare assurdo, no? Giusto, Francesco? Giusto, Filomena? Può Sì, sembrare certo. Assurdo, e invece comunque i forti problemi di salute comunque possono portarti a guardare la vita con occhi diversi. E appunto lui, in quanto uomini, noi, proprio per un'ulteriore beffa del destino, c'è un desiderio di una felicità che per lui è quindi è irraggiungibile, è soltanto lui ritrova la felicità soltanto nell'attesa, la famosa frase che la felicità è l'attesa stessa, non è la felicità di compiere una determinata azione, ma è l'attesa stessa, nell'attesa stessa che lui nell'immaginazione, come diceva prima Filomena, e lui andava comunque a cercare la felicità, che comunque per lui era inesistente, siccome i problemi che viveva, la famiglia, il rapporto con i genitori, con le donne, poi si era avvicinato diciamo così, aveva di questi rapporti maschili, e questi sono comunque tutti i problemi che si rifanno ad una natura prettamente legata alla salute.
E questo lo può capire soltanto chi davvero ha sofferto tanto. E ti dico un'ultima cosa, Francesco, quello che tu hai detto prima, che alcuni tuoi colleghi e docenti lo definiscono il gobbo, io mi hai portato alla mente, ma era la seconda media, se non erro, la mia professoressa di italiano, la prima cosa che mi disse mentre studiavamo Leopardi, mi diceva: ma era gobbo, era brutto, era cieco. Io non l'avrei mai esposto, me lo presentò così, cioè Esatto. me lo Ecco presentò che mi dà morto. veramente Quello che ha fastidio. detto lui è verissimo, cioè tu mi hai riportato alla mente un ricordo, mi hai riportato alla mente di me dietro in questo banchetto. Non faccio il nome della professoressa, magari per privacy. Vabbè, comunque non ci starà ascoltando. La mia professoressa italiana, la professoressa Cimmino, che mi disse: ma Salvatore era bruttissimo, era gobbo, cieco. Io sinceramente non l'avrei mai avvicinato. E poi con il passare degli anni, comunque, un po' approfondendo la sua vita e le sue vicende, quell'affermazione, quando mi è ritornata alla mente, mi ha fatto davvero capire che non andiamo a ricercare nella vita delle persone davvero quello che è successo, come hanno sofferto e perché. E soprattutto con una dichiarazione del genere, io adesso comunque mi sono appassionato alla poesia da anni, ma io da profano, se mia figlia stesse studiando Leopardi, gli avrei detto: ah, chi, quel gobbo, quel cieco, quel zoppo. Quindi è un passaggio abbastanza brutto quello che fece all'epoca questo insegnante. Quindi quello che ha detto Francesco è vero, l'ho trovata molto poco Io lo elegante so, io lo so, io e lo so perché, Salvatore, io lo so perché le spiegamelo, perché maestre non l'ha capito. Spiegamelo perché questa cosa io ancora la devo capire, ma comunque è un passaggio è poco. una cosa che ti lascerà a bocca aperta. Allora, Dimmi. gli insegnanti, perché poi io mi sono documentato, no? Allora, gli insegnanti vecchio stampo, soprattutto comunque gli insegnanti degli anni 70-80, hanno basato i loro studi, la loro preparazione, la loro formazione culturale, basandosi, almeno questo, cioè io sono arrivato a questa risposta leggendo un po' da vari libri, no? Ho raggiunto questa piccola soluzione. Può essere che sia così, come può essere che non sia così. Non esiste mai la vera verità, no? E non Vero. esiste mai l'unica via. Esistono tanti fattori, tante dinamiche. Comunque, stavo dicendo che gli insegnanti vecchio stampo, proprio quelli anziani anziani, quelli che hanno iniziato ad insegnare negli anni 70, 80, o magari che hanno iniziato negli anni 60 e dunque devono la loro formazione a testi un po' vecchiotti. Allora, c'è da dire una cosa, nel secondo dopoguerra, dal secondo dopoguerra in avanti, fino alla fine degli anni 80, anni 90, l'unico, se non vorrei dire una bestemmia o una cosa che non ha senso, però praticamente era quasi sempre così, l'unico intellettuale su cui si basavano gli studi erano i testi di Benedetto Croce. Benedetto Croce è stato un grandissimo letterato, è stato un grandissimo critico letterario, è stato veramente un personaggio unico e raro che ha dato tanto alla cultura italiana, alla cultura mondiale. Però, per quanto riguarda Giacomo Leopardi, è stato tanto, tanto cattivo, tanto, tanto, veramente. Ma Quindi, anche, nel chi? verso i poeti. Lui definì dai Sì. poeti dei cretini. E io questa cosa me la sono legata al dito, perché lui sosteneva che fino a 18 anni tutti scrivono poesie, poi quelli che continuano a farlo o sono poeti o sono dei perfetti cretini. Per non rischiare, lui diceva: io preferirei farmi chiamare cantautore. E quindi in ogni caso Benedetto Croce
nei vari testi in cui presentava le critiche su Leopardi, che poi attenzione, critiche non in senso dispregiativo, critiche nel senso come saggio letterario, lui diceva apertamente, anzi scriveva apertamente, che la profondità del pensiero di Leopardi, i suoi, non erano altro che sfoghi amari attraverso i quali, cioè sfoghi amari dovuti alla sua infermità fisica. Quindi un grande come Benedetto Croce, che mi cade sia sulla citazione che mi hai detto tu, ma soprattutto sul non riconoscere non soltanto il talento, perché qui non si parla di talento, qua si parla di genialità di Leopardi. Quindi non riconoscere la genialità di Giacomo Leopardi, beh, allora qualche piccolo difetto nel tuo percorso l'hai avuto. E comunque questo piccolo errore è diventato grande quando tantissimi insegnanti italiani si sono basati sui testi, no? Se ad esempio avessero studiato sui testi di Francesco De Santis, allora a quest'ora staremmo parlando di Leopardi, sarebbe stato presentato Leopardi sin dagli anni 60-70 come forse il più grande poeta del mondo e della storia, dell'universo, eccetera, eccetera. Ok, questa era una piccola critica per un grande critico letterario. Visto che siamo arrivati a metà puntata, io invito i gentili ascoltatori di ritwittare la puntata in modo tale che possiamo raggiungere anche altri ascoltatori. Ritwittate in modo tale che possiamo apparire in timeline e possiamo raggiungere veramente tanti altri ascoltatori, perché la serata sta andando veramente bene, stiamo toccando delle tematiche importantissime. Abbiamo un po' sviscerato Giacomo Leopardi. Allora, prima di passare a parlare di un altro grandissimo autore, ovvero Cesare Pavese. Allora, Rosa Maria Tenapio, che salutiamo, ha scritto: domanda per Francesco, è più poeta un amante poeta o un poeta amante? Una bella domanda. Io la butto lì, direi poeta amante, perché quando il poeta è innamorato di una donzella o anche comunque di un altro essere umano, insomma, anche se ci sono dei tratti omosessuali, come possiamo trovare nelle poesie di Jorca, quando un poeta è innamorato, beh, può toccare veramente il cielo con un dito, può veramente toccare con mano la profondità del pensiero, amoroso, può toccare veramente la sensibilità che si può trovare in amore. Quindi, È qualcosa Rosa di Maria, eccezionale. esatto, la sensibilità di un poeta. Poi quando il poeta è innamorato non c'è storia per nessuno, cioè butta giù dei versi, possono essere versi romantici, possono essere versi malinconici, però la profondità del pensiero di un poeta innamorato è qualcosa di veramente clamoroso. Poi c'è Sanna. Di solito si mischia la malinconia, Sì, sì, specialmente sì. quando la L'amore donzella non è manca, ricambiato. Quando l'amore non è ricambiato. o nel caso manca, nel senso che la donzella è lontana. Esatto. Ci saluta San. Poi, poi, poi. Vanessa scrive: la sua zona di comfort inizialmente sicuramente si sta rivolgendo a quando abbiamo parlato del nido, prigione, la doppia funzione di nido, prigione, di Recanati. Beh, effettivamente Recanati era anche la sua zona di comfort, però arrivato a un certo punto si è reso conto che gli stava un po' stretto vivere a Recanati, ha proprio ripudiato il voler vivere con i genitori in quel bellissimo palazzo.
Poi vediamo, va bene, possiamo andare avanti e possiamo passare alla seconda parte della puntata e per la gioia di Salvatore Belzaino adesso si parla di Cesare Pavese. Tu lo sai, io ho un debole per Pavese. A proposito di innamoramento, mi sa che A Salvatore proposito. Belzaino è innamorato di Cesare Pavese. Sì, allora, innanzitutto, prima del poeta nasce l'uomo. Io ho letto un po' dell'uomo Pavese, no? Questo non ha nulla a che fare con quello che tu dicevi prima. Amo, non ci sarebbe nulla di male, amo le No, donne, certo. quindi non ci sarebbe nulla di male, però amo le donne. Però l'uomo Pavese davvero mi ha fatto innamorare perdutamente della sua letteratura. Come qualcuno forse diceva, se inizi a studiare innanzitutto il Novecento letterario, non puoi non fare una tappa sugli scritti di Pavese. Sarebbe un delitto. Filomena è d'accordo su questo? Prima che io Sì, inizio. certo. No, no, certo, diciamo che forse io il Novecento conosco meglio altri autori di Pavese, però sicuramente poi recentemente con il fatto che c'è stato l'anniversario, cioè sono 70 anni della sua morte, poi sono stati ripubblicati i Sì. suoi scritti e c'era un inserto sulla sta su libri qualche settimana fa. La Gioia ha presentato proprio questo progetto di ripubblicazione dei suoi testi, anche delle sue Sì. poesie, però sicuramente qualcosa che avesse con il mito di rielaborazione, visto che il secolo della rielaborazione del mito, sicuramente sì, certo, anche da questo punto di vista, sì. Sì, no, perché Filomena legge tantissimi quotidiani, eh. Filomena è una lettrice a 360 gradi, la vedo spesso online con il Mattino, a volte con un quotidiano, o a volte, giusto, mi sbaglio, è una Sì, mi piace lettrice l'inserti accanitissima. Sì, gli culturali, soprattutto inserti tutti culturali. i libri che viene dato con la stampa tutti i sabati. Da quando andavo Sì. al liceo, il professore ci diceva di leggerlo e mi piace, E non è ovviamente. perso mai l'abitudine, ed è un'abitudine bellissima. Allora, Non sì, perderla mai. ragazzi, Io la mi voglio. passione per la lettura, ma la passione per la lettura è qualcosa di veramente meraviglioso. Io riesco a. Io, Francesco, io quando leggo. Scusa se ti tolgo. Io riesco ad essere in parte felice quando leggo e mi viene il sorriso da solo mentre sto leggendo, specialmente quando leggo un autore che in cui riesco a rivedere una piccola parte di me. Quindi è una sensazione incredibile che dovrebbero provare tutti. Oggi siamo un po' tutti presi dagli smartphone, dalla tecnologia, che io adoro la tecnologia, però non dobbiamo mai perdere il contatto con i libri, mai. Un'altra volta ogni sabato ho l'abitudine di prendere mia figlia, la porto ovunque lei vuole. Ma deve venire con me in libreria. La sto iniziando, non esiste. Lei comunque ha il vizio del social, gli piace Ma è giusto così, TikTok. Salvatore, fai bene. Ma fai Non, bene. ma a, No, fai bene ad avvicinarle. no, cerco di avvicinarla in tutti i modi alla letteratura. Poi io farò del mio meglio, poi deciderà lei il suo futuro e quello che vorrà fare, però. Deve regalarmi, almeno questa gioia deve regalarmi, glielo dico sempre. E lei annuisce un po' come fanno tutte le principesse di papà, annuiscono e ti prendono un po' per i fondelli, però per adesso va bene così. Volevo. No, volevo aggiungere una cosa, Salvatore, a quello che Dimmi. stavate dicendo a proposito di Pavese. Allora, stiamo e poi ovviamente ti lascio parlare. Per quanto riguarda Pavese, una cosa che mi dispiace veramente è stato sfortunato in vita, ma Sì. poi
C'è da dire una cosa che mi fa veramente male al cuore. È sottovalutato, sottovalutato, non viene neanche studiato bene a scuola. Non viene Pasolini studiato bene, ragazzi. Ma anche Pasolini stesso. No, è ma stato cattivo con lui. Pasolini è stato una cosa che cattivo mi con fa lui. rabbia. Ma lo so che comunque quando nei libri di scuola Pavese, Pasolini, altri autori contemporanei. Cioè, io non riesco a capire perché adesso si studia medicina a scuola e non si studia in maniera abbastanza importante Cesare Pavese. Perché non si dedica, non gli si dedica qualcosa di... Intanto è caduto Salvatore, adesso cerchiamo nuovamente di recuperarlo. Perlomeno, ovviamente tu mi potrai dare ragione. E poi Sì. ovviamente nell'attesa del ritorno, nel ritorno di Salvatore, cioè, posso anche menzionare altri autori. Cioè, perché si studia Umberto Sabba? Perché si studia Umberto Sabba in maniera più precisa rispetto a Cesare Pavese? Perché i programmi scolastici prevedono questo? Cioè, Pavese è seriamente sottovalutato, ragazzi, ed è grave perché è stato un grande poeta, un grande traduttore e un grande critico letterario, non dimentichiamolo. Direttore dell'Einaudi, Ho ha lanciato fatto la la pietra, storia. poi voi potete Sì. raccoglierla. Allora, lui, Filomena, posso iniziare io? Sì, Posso come loro? no, come no, come no. Allora, innanzitutto io ho trovato una frase di Cesare Pavese che si rifà un po' al nostro contesto. Lui diceva, ho trovato compagni trovando me stesso. Io ho trovato Antonio, ho trovato te, Daria, Michele. E in voi ho trovato me stesso. Quindi, quanto è vera questa citazione di Cesare Pavese? Innanzitutto parto dal Pavese dei romanzi, quello dei racconti, come dicevi tu, il traduttore, il saggista. La sua scrittura mi ha sempre trasportato. È una scrittura secca. Lui aveva la capacità di riuscire con una semplicità ad andare sempre dritto al concetto alla quale si stava esprimendo. Era essenziale, ma allo stesso punto era viscerale. Essenziale e viscerale, secondo me, è questo il giudizio più corretto. È una mia opinione, ovviamente, io non la vendo per verità assoluta. Quello che mi ha colpito di lui è stato anche lui, come Leopardi, viveva dei disagi, ha vissuto dei disagi infantili, ha perso sorelle e dei fratelli comunque in tenera età, quindi ha subito dei drammi che comunque sappiamo che questi drammi ti costano caro in ambito di vita, te li porti dietro. E una citazione che a me piace tantissimo è quella che gli ha dedicato De Gregori nel brano Alice, quando dice: E Cesare perduto nella pioggia sta aspettando da 6 ore il suo amore ballerina. Perché il suo amore? Perché l'amore di Pavese era totalmente tormentato. Lui era tormentato dall'amore, era tormentato dall'amore e dall'idea del sangue. Adesso te la do io una piccola, diciamo così, chicca. Durante una giornata trascorsa insieme ad alcuni amici, Pavese aveva il terrore del colore rosso, il sangue. E comunque gli amici lo portavano in giro per taverne, per dei caffè, per bere un bicchiere. Così Pavese non volle in alcun modo bere del rosso. Disse questo amico, che attualmente è ancora vivo, diceva: Noi abbiamo dovuto camminare per chilometri, chilometri e chilometri nelle Langhe, dove lui è nato a Santo Stefano Belbo, finché non abbiamo trovato finalmente una taverna che non avesse del vino rosso ma del vino bianco. Quindi lui aveva proprio paura, aveva terrore del sangue, questo sangue che lui
cita ripetutamente nel mestiere di vivere, in lavorare stanco, in Leuco, in un altro suo grande romanzo, anche nella bella estate che sto leggendo attualmente. Una poesia di Pavese che mi ha sempre colpito, è da lì che poi sono partito un po' a sviscerare i suoi versi, è la poesia La notte. Non so se tu la conosci, Francesco. Sì, la conosco. La notte. In pratica, lui ha il suo linguaggio contrasta un po' con quello realistico, un po' crudo e violento. Va ad alternare nei diversi procedimenti, nei diversi componimenti che precedono tutto. Il suo poetare passa attraverso, diciamo così, un parlato lirico, quasi un racconto epico, come dei piccoli racconti, un po' come arriverà la morte e avrai i tuoi occhi. Quella è stata una delle ultime che ha dedicato a Constance Downing, che è stata la sua ultima fiamma. Diciamo che è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso della sua depressione, che viveva. A proposito di premio Strega, nemmeno il premio Strega che vinse nel 1950 l'aveva risollevato dalla depressione. Aveva vinto il premio Strega Nel con il romanzo. 1950 con la bella estate. Nel 1950, ma con un romanzo che lui aveva scritto nel 1942 e che non voleva pubblicare, perché attenzione, lui questo romanzo non voleva pubblicarlo, e invece destino vuole che va a pubblicare questo romanzo e aveva vinto il premio Strega. Stavo dicendo, Pavese propone una rappresentazione ritmica a volte di una situazione, questo lo puoi vedere sia dalla prosa che dalla poetica, partendo dalle scoperte che lui va a fare nell'infanzia. Un po' lo vedi anche nella bella estate, quando lui comincia a parlare di festa. E racconta sempre con un soggetto che può essere lui stesso, quindi lui va a parafrasare comunque delle figure che rappresentano sempre lui. E queste sono tutte sono composizioni liriche che poi man mano si discostano nel corso del tempo da altre liriche che lui è riuscito a comporre, un po' come Notturno, oppure appunto La notte. Questa poesia mi piace particolarmente, La notte. Te la posso recitare, Francesco? Mi piace Ma tantissimo. certo, ma certo. Filomena, posso? E come no? Come no? Sei l'unica donna, quindi io devo essere permesso, No, specialmente lei alla signora. è bellissima. Guarda che lui, Pavese, nei confronti di una donna, siccome lui fumava tabacco, sigarette, pipa, lui non fumava, in presenza di una donna non fumava mai con una sigaretta tra le mani. Perché diceva che era poco gentile nei confronti del gentil sesso. Quindi usava semplicemente una pipa perché era più signorile e non offendeva a suo modo di dire una donna, per cercare di centrare e capire il suo modo di essere. Comunque, la notte, ma la notte ventosa, la limpida notte, che il ricordo sfiorava soltanto, è remota, è un ricordo. Perduta una calma stupida, fatta anch'essa di foglie di nulla. Non resta di quel tempo, di là dai ricordi, che un vago ricordare. Talvolta ritorna nel giorno, nell'immobile luce del giorno d'estate, quel remoto stupore. Per la vuota finestra il bambino guardava la notte sui colli, freschi e neri, e stupiva di trovarli ammassati. Vaga e limpida immobilità. Fra le foglie che stormivano al buio apparivano i colli, dove tutte le cose del giorno, le coste e le piante e le vigne erano nitide e morte, e la vita era un'altra, di vento, di cielo, e di foglie e di nulla. Per me è bellissima, Cosa di bellissimo. è
Lui in questa poesia, io ho cercato un po' di sviscerarla, siccome è una tra le mie preferite, di finestra quadro, un po' quando lui guarda il colle e poi va a parafrasare un po' il pavese bambino, quindi si rifà un po' all'infanzia, e cerca di abbracciare un po' una dimensione diversa, quella che è, diciamo così, aperta un po' tra il metafisico, tra la notte e le domande che lui comunque, le domande esistenziali, e da qui si riallaccia un po' alla sua depressione. E ecco perché prima ti dicevo che lo accosto molto sul pensiero, alcune volte anche a Giacomo Leopardi, alle domande che lui riesce a farsi senza trovare una risposta. Un po' le domande che lui si, un po' il Leopardi di cui prima parlavamo, che diceva: noi siamo degli esseri comunque ingrati alla terra, e siamo in balia di un destino che, un caso che ci partorisce sulla terra, e la terra verso di noi è totalmente ingrata. Questo stesso pensiero, Leopardi, questa è una cosa che volevo dire prima, lo va a riversare anche nella poesia La Ginestra, quando lui dice che alla ginestra, nonostante tu sei bella da un odore tipico eccezionale, comunque morirai anche tu e sarai vittima della natura ingrata. Scusate questo piccolo passaggio che ho fatto No, con ma era Leopardi, dovuto. era Era dovuto, dovuto. era dovuto. E tutte le immagini nella poesia della notte, quindi il bambino, la finestra, è uno scambio nel vuoto esistenziale di Cesare, e l'interno, diciamo così, che viene un po' tutto incorniciato dalla finestra dalla quale lui riesce a vedere tutto, tra l'oscurità interiore, appunto, e le tenebre esterne della notte che si estendono sulle langhe, e quindi sulle colline del Torinese. Sì. Poi la scomparsa della luce attorno a lui, e poi la guida della percezione del nulla. Anche qui ritroviamo un ennesimo elemento pessimista, molto pessimista, che viene comunque contrastato da delle immagini di evasioni che erano per lui lo usano un po' tutti i poeti, quando parliamo del vento, di una vita all'interno di un'altra vita, del cielo. Quindi c'è un'apertura di Pavese, appunto, verso l'esterno, ma che comunque si rifà sempre verso un male interiore. Questa sua depressione che lui comunque che avanza nel corso del tempo, è una sorta anche di vuoto che lascia penetrare la notte, che gli penetra dentro. E questi sono tutti elementi che il Sono bambino che interessanti, guarda i colli, sì, il sono poeta che descrive il molto paesaggio, interessanti. sì, è un po' io lettore che vado a identificarmi con quel poeta e con quel bambino, perché molte volte io da bambino ho sempre, poi chi non l'ha fatto, ma io, specialmente io, amavo guardare la notte dalla finestra, no? E quando ho cominciato a leggere Pavese, pian piano, pian piano, pian piano, ho cominciato a rivedere degli elementi miei personali in lui e nella sua lirica, specialmente nella sua prosa. Poi un'altra cosa che ho notato, le continue opposizioni semantiche. Francesco comunque è un professionista dell'etimologia, e sicuramente capirà quello che voglio dire, anche Filomena. Il contrasto tra luce, tra la stasi, il movimento, tra la Sì. vita e la morte, il La passato, il morte. presente, e quindi questi sono tutti elementi che vanno comunque a
vanno a impreziosire e delineano comunque il suo modo di essere, comunque, a mio modo di vedere, è una personalità, un poeta molto pessimista, ma devi ricercarlo nei suoi versi perché alcune volte non traspare, anche se tu leggi la poesia Estate, che fu dedicata a una delle sue scappate amorose. E appunto la notte ventosa, lui si rifaceva molto a Leopardi, quindi perciò questa sera quando ha detto Leopardi ho sorriso, quando lui dice chiare la notte senza vento nella sera nel dì di festa con la sua contrapposizione della notte ventosa. E poi lì nascono una serie Esatto. di opposizioni semantiche, come ti dicevo prima. Io mi vorrei fermare perché Sì. non vorrei togliervi del tempo e dello spazio a voi, perché c'è No, Filomena, ma Madonna, quindi adesso ma dobbiamo. ti sei fermato giusto perché voglio cogliere questa citazione e questo nuovo confronto tra Leopardi e Pavese e vorrei chiedere a Filomena nel 52, come ben sappiamo. Salvatore, sento molto fastidio. È successo qualcosa? Chiedo scusa, ho preso un attimo la bottiglia d'acqua per bere, ti chiedo scusa. Ok, no, no, tranquillo. Ho sentito un rumore un po' fastidioso. Allora, Filomena, sto dicendo che nel 52, come ben sappiamo, è stato pubblicato postumo, che come abbiamo ribadito prima io, come ha ribadito Salvatore nella sua presentazione di questo grandissimo autore, Pavese è morto nel 50. Dunque, nel 52 è stato pubblicato postumo un diario, Il mestiere di vivere, diario che andava dal Sì. 1935 al 1950. Lui, come ha anche detto poco fa Salvatore, si affacciava molto alla poesia leopardiana, allo stile leopardiano, tant'è che disse che il mestiere di vivere effettivamente poteva anche essere ritenuto il suo Zibaldone. Volevo chiederti, Filomena, per quanto riguarda questo continuo confronto che abbiamo effettuato tra Pavese e Leopardi, tu, da buona professoressa, da buona appassionata di letteratura, ti ci ritrovi? Cioè, secondo te è tutto abbastanza delineato oppure in alcuni aspetti possiamo un po' forzare la mano? Dici tutto. Beh, allora, innanzitutto, vabbè, il contesto è diverso, il contesto storico, però in un certo senso, diciamo che cioè il pessimismo che vive Pavese è anche legato all'incapacità poi concretamente di avere un ruolo nella vita pubblica dell'epoca, perché lui non riesce a, anche se si iscrive al Partito Comunista, però non riesce a partecipare attivamente all'aspetto pratico, insomma, no? Lui collabora con l'Unità, ma non riesce a fare, diciamo, l'attivista, tra virgolette, no? Quindi è un pessimismo che gli impedisce anche di prendere parte alla vita pubblica, alla vita, diciamo, pubblica di quegli anni. Leopardi, vabbè, abbiamo una condizione storica diversa, però sicuramente vive il pessimismo in modo anche diverso, però diciamo anche legato a questioni diverse, però sicuramente questi tratti del paesaggio, questo elemento anche del paesaggio come indefinito, ecovaga, limpida, immobilità, le foglie che stormivano, sicuramente diciamo ogni autore, ogni buon autore ha diciamo un insieme di un repertorio a cui comunque attinge, quindi un buon lettore poi magari crea delle immagini anche senza più pensarci, quindi non so, diciamo, sicuramente queste immagini saranno state
possibile prese anche da Leopardi. Io pensavo veramente anche a Ungaretti, perché quando avete detto di questo contrasto tra buio e luce, anche in Ungaretti, no? Nelle poesie Sì. emerge proprio forte il contrasto tra buio. Mi sentite? Sì, ti sentiamo, ti sentiamo. No, anche Ungaretti che nelle poesie emerge sempre un contrasto tra luce e buio. E poi, vabbè, quando si parla di pessimismo, poi chiaramente anche c'è il discorso anche di Montale, che pure è stato più spesso accostato a Leopardi. Ecco, questo sì, forse sì, diciamo che didatticamente si sente sempre accostare Montale a Leopardi, ma si spiega sempre che poi in Montale il pessimismo è più diciamo al di là dell'elemento storico, no? È più vicino alla malinconia, il pessimismo di Montale. Sì, e anche l'impossibilità di conoscere la verità, cioè questo sì, ruolo del poeta non ci porta a conoscere la verità se non in modo estemporaneo. E questo è un po' il tema del Novecento, no? Il Novecento è il tema, la tragicità di questo secolo, che è fatto di luce ed anche di ombre, no? È un secolo Molte, molte particolare. ombre, considerando che ci sono stati due conflitti mondiali, molti poeti hanno partecipato attivamente anche alla guerra, non parlo soltanto dei poeti italiani, ma anche poeti stranieri. C'è una perdita dell'identità dell'individuo, ci si avvicina via via verso la società di massa. Diciamo che nel Novecento subentrano delle dinamiche artistiche, socio-culturali che è difficile ritrovarle nel corso dei secoli precedenti. Quindi è inevitabile che la maggior parte dei poeti, degli scrittori, si riversino prevalentemente su un pessimismo, su una malinconia latente, ma è una cosa normalissima. Anche adesso soffriamo la solitudine nella moltitudine e soffriamo anche la moltitudine nella solitudine. Evolversi del sentimento umano, e sono strasicuro che anche nei prossimi decenni di questo nuovo secolo noi continueremo sempre ad incrociare, ad affrontare, a presentare delle tematiche sempre profonde. Tant'è che nella mia tesi ho fatto anche un confronto tra la malinconia e la depressione. E molti studiosi definiscono la depressione come la lontana malinconia che ha completamente condizionato i testi scritti dei vari romanzieri dell'Ottocento, dei poeti maledetti. Stiamo parlando veramente di fenomeni socioculturali che ovviamente portano ad un cambiamento dello spirito umano e anche della sensibilità umana, perché è giusto così, perché lo scrittore e il poeta sono le spugne della società. Loro riescono ad assorbire, riescono a captare quali sono i disagi esistenziali dell'uomo contemporaneo, dell'uomo a loro contemporaneo e in questo caso dell'uomo a noi contemporaneo. Quindi è inevitabile che Pavese si avvicini molto a Leopardi, che Montale si avvicini molto a Leopardi. E poi, Filomena, tu avevi concluso, scusa, poi ho avviato questo No, breve pensiero questo breve, insomma, non tanto breve pensiero sull'animo poetico. Dicevi? appunto, che anche l'immagine della finestra ricorda un po' lui, Leopardi, che appunto sta lì a vedere dal colle, cioè, dalla sua postazione, diciamo, la siepe, no? Quindi sì, i riferimenti ci sono, Ah, sicuro, sì. cioè, assolutamente. Anzi, ecco, ripeto, Poi. questo Sì, di, scusa. diciamo che è un accostamento che esiste, ma che può essere meno evidente che come
nel caso di Montale, appunto, i Leopardi, che classicamente si fa, insomma. Avvicinano Sì. molto. E a proposito ancora di Pavese, una cosa che non abbiamo ancora detto, l'abbiamo menzionata brevemente. Ricordiamo anche il suo contributo da traduttore e anche da saggista, cioè lui fu veramente un grande critico letterario, propose alla cultura italiana vari temi, delle tematiche molto importanti che all'epoca venivano affrontate molto, molto raramente, in maniera sporadica, come ad esempio il marxismo, non soltanto queste correnti filosofiche o economiche, socio-economiche, ma anche Sì. poteva affrontare nei suoi saggi anche delle tematiche religiose, psicologiche. Quindi fu un letterato, un intellettuale a 360 gradi. Esatto. 160 gradi, sì. Volevo, allora, intanto ci ha recuperato Antonio Salzano. Ciao Antonio. Buonasera, tranquillo per il ritardo, stai assolutamente tranquillo. Tra poco spero di partecipare a questa diretta per fare attività promozionale per Radio Poesia. Ricordiamolo, domani con Radio Poesia, non dimentichiamolo. Per concludere, quasi ufficialmente, adesso parleremo un po' dei prossimi appuntamenti. Per concludere quasi ufficialmente con questa puntata, io vorrei proporvi una poesia, vorrei leggervi una delle poesie più belle, più Sì. conosciute, più mainstream, insomma, ovvero Verrà la Yes. morte e avrai i tuoi occhi. Volevo leggere, insomma, per quasi concludere degnamente questa meravigliosa puntata. Sono veramente felicissimo e orgoglioso di aver potuto parlare con due persone preparatissime come Salvatore e Fiorella. Grazie, Francesco. Abbiamo veramente intrecciato delle tematiche in maniera così profonda, ma poi abbiamo creato veramente un salottino letterario, credo che i vari ascoltatori abbiano apprezzato tanto, cioè, ma vi rendete conto? In un'ora e mezza abbiamo confrontato due grandissimi autori, abbiamo Sì. parlato prima di Leopardi, poi di Pavese, ma abbiamo affrontato tematiche veramente, veramente interessanti che sicuramente gli Francesco, scusa se ti ascoltatori interrompo, avranno apprezzato. ci seguono in 300 comunque. Eh sì, dai. Rispetto a ieri è andata meglio, incredibilmente, ma Sì. vabbè. Comunque, speriamo che comunque Radio Poesia possa ritornare con gli ascolti rispetto a 2 puntate fa, perché dai, meritate tanto voi quattro. Siete Sì, quattro persone meravigliose. Spero vivamente che domani sia molto più ascoltata rispetto a ieri la puntata. Comunque, dicevo, parto con la lettura di Verrà la morte e avrai i tuoi occhi. Verrà la morte e avrai gli occhi. Questa morte che ci accompagna dal mattino alla sera, insonne, sorda, come un vecchio rimorso o un vizio assurdo. I tuoi occhi traranno una vana parola, un grido taciuto, un silenzio. Così vedi ogni mattina quando su te, sola, ti pieghi nello specchio. Oh, cara speranza, quel giorno sapremo anche noi che sei la vita e sei il nulla. Per tutti la morte ha uno sguardo. Verrà la morte e avrai i tuoi occhi. Sarà come smettere un vizio, vedere nello specchio riemergere un viso morto, come ascoltare un labbro chiuso. Scenderemo nel gorgo muti. Veramente sì. stupenda, dai. Cosa dire? Allora, A cosa dire? questa qui fu dedicata, come dicevo prima, a Constance Dowling, che è stato il suo ultimo amore, e poi ne ha scritta un'altra per Bianca Garufi, La terra e la morte. E anche in questo caso lui si rifà sempre di immagini e metafore ricorrenti, appunto come terra, morte, mare, gli occhi della sua donna, che comunque non verrà, perché lo sappiamo.
nell'albergo Roma di Torino. Non ti sento più, Salvatore. Mi senti, Francesco? Salvatore? Mi senti, È un Francesco? po' male. Allora, facciamo una cosa. Ti sento male, ti sento in ritardo e ti sento a tratti. Allora, intanto, mentre cerco di vediamo se la connessione di Salvatore ritorna stabile, chiedo ad Antonio Salzano di chiedere di partecipare in modo tale che possiamo anche promuovere Radio Poesia, in modo tale che sia Salvatore che Antonio possano promuovere in maniera intensa Radio Poesia. Però a te risulta presente. No, non lo vedo tra Aveva gli scritto, spettatori. no, aveva scritto buonasera, scusate il ritardo, mi era comparso tra i presenti, può essere che adesso abbia problemi di connessione. Allora Sì, facciamo non lo così, vedo. visto che pure tu tra poco avrai problemi di connessione e cadrai, e allora facciamo una cosa, e concludi il discorso, facciamo promozione per Radio Poesia e poi salutiamo i vari ascoltatori. Certo, domani ritorneremo con un nuovo episodio speciale, non l'abbiamo mai fatto, è la prima volta che in pratica noi di solito andiamo in onda lunedì, sempre alle 21:30, con una puntata dedicata a tema come tu ben sai. Domani ritorneremo sempre alle 21:30, una puntata speciale dedicata a Dario Baldeschi, il suo libro Il problema non è il ragno. Diciamo, è un appuntamento, è una puntata interna e esterna, un po' se la vogliamo dire alla Pavese, perché, chiedo scusa, ci saremo solo noi dello staff di Radio Poesia, non abbiamo invitato altri ospiti, proprio per dare la possibilità a Dario di esprimersi a 360 gradi sul suo libro, sul suo romanzo, una raccolta di sette racconti. Il problema non è il ragno. Io l'ho letto, mi è piaciuto tantissimo e con lei domani vogliamo approfondire un po' di alcuni passi che mi hanno stuzzicato sia a me che a Antonio, quindi vogliamo parlarne un po' con lei e vedere un po' le risposte della nostra regina di Radio Poesia. Poi, No, avete fatto bene, avete fatto bene. sì, probabilmente ritorneremo verso, no, probabilmente, ritorneremo verso fine giugno, il 23, quindi prenderemo una breve pausa di una quindicina, 20 giorni e poi ritorneremo di nuovo con un nuovo appuntamento di Radio Poesia e mi farebbe tantissimo piacere ospitare anche Filomena Gagliardi, se qualche volta è disponibile, gli farebbe piacere di venire a Radio Poesia, siccome parlarci del suo manoscritto, della sua raccolta di poesie. E esprimerci un po' il suo parere, i suoi gusti letterari e soprattutto poetici. Ma Quindi sei stasera invitato. Filomena è stata fantastica. Grazie Ma alla io. sua presenza ha impreziosito questa puntata, questo primo appuntamento. E quindi Filomena, io te lo dico anche ufficialmente, ti inviterò sicuramente in qualche puntata di Bibliofili, Sì. perché veramente sei stata, hai dimostrato una preparazione importante, cioè veramente, complimenti, complimenti Filomena. Poteva anche Grazie. andare un po' così così perché ci poteva essere l'emozione dell'esordio, invece no, sei andata veramente bene. Credo che gli ascoltatori ti abbiano potuto apprezzare i tuoi ragionamenti, i tuoi pensieri, il tuo continuo confronto tra un poeta e l'altro, tra poeti anche che non avevamo menzionato come tematica principale. Quindi veramente sei stata una piacevole scoperta questa sera. Grazie, grazie per essere stata con noi. Grazie Filomena, ma Grazie a voi. io l'avevo comunque, la seguo spesso, quindi Sì. conosco il tipo di persona ed ero sicuro che avrebbe impreziosito la serata, quindi gli faccio i complimenti soprattutto per quello che scrive. Lei ha un blog, giusto? Hai un blog anche dove... Sì, è un blog che non riesco a seguire come vorrei e poi quando avete fatto quella puntata dove c'era anche Mangino Brioche, ho capito tante cose, è stato molto utile. Sì, forse Con Francesco l'ha Bibliofili. fatto. Sì, l'ha fatto Sì, con Francesco, Bibliofili. con Sì, Bibliofili. era, è stato molto utile perché effettivamente ha detto delle cose molto giuste.
Ti ringrazio, Filomena, ti ringrazio tantissimo. A proposito di bibliofili, venerdì ci sarà l'ottava puntata. Oggi ho annunciato gli ospiti. Proprio in questa settimana, Unplane, totale, due puntate di Radio Poesia, puntata d'esordio per Caffè Letterario e l'ottava puntata di Bibliofili. E dunque venerdì 12 alle ore 21:30 andrà appunto in onda l'ottava puntata di Bibliofili. I miei ospiti saranno Letteratume, il blogger Letteratume, già avuto nella puntata citata da Filomena, poi il presidente dell'associazione culturale Albero Andronico, o Andronico, ogni volta sbaglio, Giorgia di Scrivo Arte, e avremo anche la divoratrice di libri, quindi saranno quattro ospiti. Il presidente dell'associazione culturale starà per poco, parleremo un po' del suo premio nazionale e poi ovviamente daremo spazio ad un argomento che sicuramente può interessare, perché affronteremo il linguaggio del XXI secolo spaziale tra internet e libri, quindi insomma una tematica piuttosto attuale. Detto questo, passo la parola a Salvatore e a Filomena per salutare i nostri ascoltatori. Do il saluto finale a tutti voi, cari ascoltatori. Tocca a te, Salvatore. Sì, volevo ringraziare tutti per è stata una serata eccezionale, all'insegna di due poeti che hanno comunque tracciato la storia della poesia del Novecento. E volevo fare un saluto particolare appunto a Filomena. Come ti dicevo, sempre la vedo scrivere e la vorrei incoraggiare a scrivere sempre di più i suoi versi, perché è davvero brava, è bravissima. Noi abbiamo bisogno di Francesco, tu lo sai, di persone così che scrivono con versi propri e quindi regalano sensazioni uniche del proprio animo. Quindi Filomena, scrivi sempre tu che puoi, se vuoi taggare, lo sai, mi puoi taggare quando vuoi. Io retwitto sempre versi che mi vengono girati o dove comunque sono menzionato, e diffondere la bellezza della poesia. Filomena, questo non è un invito, è un obbligo, hai capito? Sì, grazie. No, lo so, è che diciamo che prendendo molto sul serio il mio lavoro, che è quello di insegnante, spesso ho poco tempo a dedicare alla scrittura, però diciamo cerco di farlo, anche se vorrei dedicare più tempo in modo sistematico, però poi è il lavoro che mi prende tanto, quindi Filomena, al meglio che puoi, quello che puoi quando puoi. Non deve essere mai un obbligo, la poesia nasce da dentro, quindi non è mai qualcosa di preimpostato. Io stamattina appunto ascoltavo Sandro Penna che diceva: nessun poeta scrive una poesia pretendendo di sedersi ad un tavolo e dire io devo scrivere una poesia. Non accade così, non succede così. Quindi lo sappiamo tutti, può succedere in qualsiasi momento della giornata. Francesco ne parlava l'altro giorno, dice: io quando mi viene l'ispirazione prendo il mio taccuino, prendo appunti, scrivo. Così fa lo scrittore e il poeta. Quindi quando puoi regalaci i tuoi versi, perché ho letto qualcosa di te, mi sono piaciuti davvero tanto. Ha un modo davvero particolare, l'unico, di intrecciare le diverse figure retoriche, a me piace tantissimo. Quindi complimenti. Grazie. Filomena, vuoi salutare gli ascoltatori? Sì, un saluto a tutti gli ascoltatori, grazie per averci seguito. E è stato bello perché comunque è un modo anche per condividere cose che possono sembrare solo relative ai banchi di scuola, invece poi sono autori che ancora vivono, perché hanno comunque dato importanza a quello che hanno fatto, no?
anche Leopardi, che può sembrare distaccato dalla realtà, in realtà non lo è assolutamente. No, Anche infatti. Pavese è No, stato ma proprio un guarda. intellettuale. No, guarda, Filomena, ciò che stiamo facendo noi tra bibliofili, ridi, radiopoesia, stiamo cercando insomma di dare spazio un po' alla cultura, stiamo sfruttando questo social network, Twitter, che ci permette di fare le dirette, seppur dirette molto limitate, come se fosse un podcast letterario, come se fosse un programma radiofonico, però cerchiamo di proporre ai nostri follower, a coloro che sappiamo che possono apprezzare seriamente ciò che facciamo, presentiamo ciò che noi viviamo con passione, ovvero l'amore per la letteratura, l'amore per la poesia. Quindi quando da aprile io avevo abbandonato un po' per varie problematiche il progetto Bibliofili, poi ho ripreso alla grande e poi quando sono stato raggiunto da questa meravigliosa banda, da questi quattro con Radio Poesia, sono stato veramente felice perché stiamo proponendo qualcosa di diverso, qualcosa di prezioso. Perché comunque le puntate possono essere ascoltate in qualsiasi momento e chiunque è un appassionato di letteratura, di cultura, può tranquillamente recuperare le puntate di Bibliofili, di Ridi, di Caffè Letterario, di Radio Poesia. Cioè stiamo veramente proponendo qualcosa di importante che purtroppo su Twitter non si è mai visto perché tutti puntano sugli hashtag, puntano sui retweet. Noi invece non puntiamo a questo, noi puntiamo a lasciare qualcosa di un contenuto, qualcosa che possa No. essere riascoltato nel corso dei No. giorni, nel corso delle settimane e nel corso dei mesi. Ma un hashtag non potrà mai sostituire quello che è la cultura intesa come etimologia, come significato semantico, quindi pieno rispetto per chi usa gli hashtag e ne fa uso, ma non. Non è, no, non, non trovo un hashtag un vero e proprio veicolo per poter diffondere la cultura. Ecco, quindi più che altro si potrebbe magari utilizzare degli hashtag a tema, ad esempio appunto Leopardi oppure Pavese, far scrivere gli utenti oppure far recitare dei versi di Pavese, di Dickinson, di Baudelaire. E magari cercare di portare in Twitter trend, in tendenza, i nomi di questi poeti. Almeno secondo il mio modesto parere, anche se E comunque. io sono d'accordo con te, ma comunque siamo sulla stessa linea di pensiero. Va bene, Sì. gentilissimi ascoltatori, grazie per aver seguito questa trasmissione. Abbiamo parlato, ci pensate, abbiamo parlato più di un'ora e mezza, un'ora e 40 minuti. Però dai, alla fine abbiamo Ma affrontato Francesco. Francesco, tematiche. però deve esserci, deve, dobbiamo comunque chiudere la puntata assolutamente con una poesia, perché tu stasera mi hai stuzzicato con Rimbaud ed Emily Dickinson, ed io a proposito di questo già mi ero preparato. Volevo Ah, le chiudere con il. preparate. Sì, comunque c'era una poesia di Emily Dickinson alla quale sono particolarmente affezionato. Allora facciamo così. Tu chiudi La... con una poesia di Dickinson e io chiudo con una poesia di Rimbaud. Penso che sia giusto, no? Per la par condicio, penso che Soprattutto sia. per chi abbia, ma soprattutto per chi abbia votato a favore della lettura di questi due grandissimi autori italiani. Certo, che poi Va bene, saranno dai. riproposti sicuramente. Dai, allora. Infatti, parti. Allora, Emily Dickinson, gli angeli li puoi vedere di primo mattino in campi di rugiada, si chinano, raccolgono, sorridono, volano, ma è a loro che appartengono i boccioli. Gli angeli li puoi vedere quando il sole è rovente, in campi di sabbia, si chinano, raccolgono, sospirano, volano, e i fiori che portano con sé riarsi. Che bella poesia, Emily Dickinson, Bellissima una Emily Dickinson. Sì, sensibilità unica e rara. una grande poetessa. Ok, parto.
Parto io con Arthur Rimbaud, un poeta maledetto, detto il poeta giovane, perché comunque Bellissimo. scrisse tanto quando era molto giovane, raggiunto una certa età, smise totalmente di scrivere. Peccato, perché comunque era una penna veramente, veramente raffinata. Ed è giusto ricordarlo per ciò che scrisse e non per ciò che disse con Verlaine, per l'amore Sì, vissuto con. È sì. giusto dare spazio alla sua poesia e non ai suoi scandali. Allora, Certo. passiamo alla lettura. Passerei alla lettura di Alba. Credo che questa sia una delle poesie più belle di Rimbaud, Sì. perché fa veramente innamorare della sua poetica, dei suoi versi, del suo modo di scrivere. Parto. Allora, ho abbracciato l'alba d'estate. Nulla si muoveva ancora sulla fronte dei palazzi. L'acqua era morta, le zone d'ombra non lasciavano la strada del bosco. Ho camminato, ridestando gli aliti vivi e tiepidi, e le pietre preziose guardarono, e le ali si levarono senza rumore. La prima impresa fu, nel sentiero già pieno di freschi e pallidi fulgori, un fiore che mi disse il suo nome. Io risi al Wasserfall biondo che si scarmigliò attraverso gli abeti. Dalla cima argentea riconobbi la dea. Allora alzai a uno i veli, nel viale agitando le braccia, nella pianura dove l'ho denunciata al gallo, nella grande città ella fuggiva fra i campanili e le cupole. E correndo come un mendicante sulle banchine di marmo, io la incalzavo. In cima alla strada, vicino ad un bosco di lauro, l'ho avvolta nei suoi veli raccolti e ho sentito un poco il suo corpo immenso. L'alba e il fanciullo caddero in fondo al bosco. Al risveglio era mezzogiorno. Beh, una poesia Bellissima, molto, molto, molto suggestiva. Detto bellissima, questo, bellissima. carissimi ascoltatori, vi auguro una buona notte. Grazie per aver ascoltato questa prima puntata sperimentale di Caffè Letterario. Buona serata a tutti, alla prossima. Buona serata, alla prossima. Arrivederci. Ciao Filomena. Grazie, Ciao grazie. Francesco. Ciao.